Tutorial brutto della pasta con salmone affumicato. Panna fresca e non a lunga conservazione che a stento è cibo e possibilmente non la milk che fa cacare. Altra cosa importante, il salmone non si cuoce, non ha bisogno di essere cotto. In poco burro facciamo andare della cipolla rossa. Rossa perché è dolce, io ne metto tanta, se vuoi ne metti la metà. Libero anche di non mettere un cazzo, però è buona. Fiamma bassa, non fare bruciare il burro. Ci vorrà un po', la cipolla deve essere morbida come piace a te. È la parte più lunga della ricetta. Nella teta tagliamo il nostro salmone a pezzetti. E cosa importante, mescoliamo un po' la panna così leviamo i grumi. Non shakerare perché poi viene il burro, così. Per me va bene così. Caliamo la pasta e mettiamo poco 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 salmone, tipo 10 grammi scarsi. Rilascerà odore e sapore del soffritto. E aggiungiamo anche la panna. Non tutto il brick, ne basta metà. Facciamo andare finché non comincia a sobbollire e poi spegniamo. Un minuto scarso della pasta qua dentro, ovviamente tolta al dente. Sì, non faccio le tagliatelle perché la pasta lunga secondo me non si lega per niente. In questa fase aggiungiamo il salmone un po' per volta mescolando. La panna, come si vede, rimane liquida, non è come quella che scade dopo 50 anni che è densa. La panna più la cuoci più si addensa, a me piace liquida. E non cominciamo a litigare, l'importante è sapere come si fa. Pepe bianco, perché ce l'ho, fatemela usare ogni tanto, qualche fidettata. E prezzemolo. Sui piatti, altro pepe, ancora un po' di prezzemolo, altro salmone e un goccetto di panna. E pronti. Anche oggi mangiamo di merda. Pasta con salmone affumicato e gorgonzola. Cagata micidiale o roba buona? Vieni a provare, vieni a provare. Giuro, non me lo sono inventato io. Tra l'altro, vabbè, io la panna col cazzo che la uso e non si sa che tipo di gorgonzola. Io ho preso quello piccante, vediamo. Pelate gorgonzola, fiamma bassa, facciamo sciogliere. Arrivata a questo punto, le istruzioni dicono di mettere poco poco salmone affumicato per insaporire. E va bene, facciamolo. Pasta caduta la casa. Pasta al dente nel latte, facciamo la cottura qua, almeno 3 o 4 minuti. Aggiungiamo acqua se occorre, fiamma bella alta. La ricetta prevede che mettiamo tutto il salmone in padella, ma col cazzo. Cioè, ok, sperimentale. No, lo mettiamo sui piatti, cerchiamo di minimizzare i danni. Altro modo, se si vuole, non so se si vuole, ma se si vuole, è mettere 10 grammi di farina prima di mettere la pasta e poi fare amalgamare la pasta giusto un minuto, così diventa bella densa. Ma io oggi voglio usare il latte come panna. E niente, mettiamo il pepe. Salmone pronti, forse. Che dire? Non c'entra un cazzo il salmone. C'è chi toglie addirittura il salmone. E lo sto salvando. Ma forse con gorgonzola dolce. Fallo tu, io non lo voglio più sapere. Tra l'altro specificavano che bisognava cuocere la pasta in abbondante acqua salata, ma non quale gorgonzola usare. No vabbè, no vabbè. No, vabbè. Salmone affumicato, stracciatella, zucchine, facciamo una pasta. Anche un super cipollotto, quindi. Armamentario pronto. Cipollotto in poco olio, fiamma bassa. Aggiungiamo poi le zucchine, niente sale, se no si ammollano e facciamo andare finché sono belle morbide. Abbiamo anche i fiori, sfrattiamo i insettini che stanno dentro. Per pochi, ma per me questo è uguale al marchio di Dead Space. Manca poco, quindi metto anche i nostri fiori. E se trovo sale e pepe aggiungo anche quelli. Abbiamo salvato anche un vermetto. Vai, vai, Forrest, vai. Un paio di minuti dopo spengo. Stracciatella cambia sapore a contatto col calore, quindi no padella calda. Ho preso 1000 piantine di basilico, tanto vale usarle. Piantine che so che moriranno, però ci provo. Una bellezza che adesso aspetta la pasta. È andato via a vivere nella tana di Giacomino. Giacomino il topo è morto, ragazzi, l'ha ammazzato il gatto. Ovviamente il gatto non era Deborah. Pasta cotta qui dentro. Aggiungiamo anche la parte verde del cipollotto. Un po' di stracciatella per fare la cremosità. Sui piatti altra stracciatella, cibo degli dèi che piano piano mescoliamo. E poi, sempre crudo. Crudo, perché il salmone affumicato non va cotto, a meno che non vi piaccia in quella maniera, allora fate quel cazzo che vi pare, ma questa è roba da mangiarsi così come è stata pensata. Si mescola tutto e pronti. Il pappone per cani, certo, il cane mangia la stracciatella col salmone. Ma mi domando, tutto quello che sta bene con la pasta, sta bene pure con la pizza. Tutorial brutto della pasta con crema di salmone e ricotta. Ti servono salmone affumicato e ricotta. E grazie al cazzo aggiungeresti. Ma twistone ci mettiamo anche la rucola. Con le forbici tagliamo la rucola. Tagliamo il salmone a pezzettini piccoli. Nella ricotta mettiamo il nostro salmone. Mescoliamo tutto bene. Ora cerchiamo di fare una crema con dell'acqua. Decidi quanto lo vuoi papposo, io mi fermo qua e al massimo ammorbidisco dopo quando arriva la pasta. Cazzo detto, non lo so, ma non la rifaccio. Insomma, decidi quanto la vuoi cremosa. Scoliamo la pasta, la versiamo qua dentro e mescoliamo. Se la vuoi più cremosa, puoi aggiungere un pochino d'acqua. Rucola.
Come direbbero gli stronzi, ah, il pastone per il cane. Oh, a me piace così. Pepe, rucola e pronti! Il pappone del cane è servito! Diciamo che lo spunti elevato alla decima potenza. Tutorial brutto della pasta con besciamella e salmone. Innanzitutto devi preparare la besciamella come già ti ho insegnato. Quelli che non sono stati attenti si attaccano al cazzo. Pronti! Metti nella besciamella pronta 50 g di salmone. Così rompe pure i grumi se l'hai fatta male. Aggiungine dell'altro, io ne ho messo 150 e mescola tutto. Se il salmone era in frigorifero, magari riaccendi la fiamma bassa bassa così si scalda un po'. Ora chiudi col coperchio e lascia riposare 2 minuti. No, no, non la mettiamo in forno. Pronti! Questa roba è buona. Pasta, ricotta e salmone. Ricotta e salmone affumicato hanno in comune che non hanno bisogno di cottura, essendo prodotti lavorati e pronti per essere mangiati. Ovviamente si cucina con la ricotta, c'è anche chi scalda il salmone affumicato, ma secondo me danno il meglio a crudo. Una ricotta che non è buona, raga, è di più, è capolavoro oggi. Immensa. La mettiamo in ciotola e aggiungiamo dell'acqua della pasta, ma non super calda. Poco per volta e facciamo una crema. Quanto liquida lo decidi tu. In padella burro e scalogno. E ci mettiamo tanto salmone così per aromatizzare il burro. Il resto del salmone lo mettiamo qua dentro, aggiungiamo anche il pepe. Mappazzone o non mappazzone dipende da te. Metti più acqua se lo vuoi più liscio. Io aspetto la pasta, così mi regolo meglio. 1 minuto della pasta qui, così si prende la ciccia e l'aroma di salmone. Mettiamo la pasta qua dentro, mescoliamo, aggiungiamo l'acqua, bla bla bla. Vedete che il risultato finale non è un mappazzone. Mettiamo del pepe, del limone, questo è un cajun limone gigante, e pronti, la bellezza, buonissimo.